Allora, ciao, sono Marcello, mi occupo della progettazione di interni dell'Arredotech. Arredotech è un'azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di arredi per attività commerciali e food. Da pochissimo abbiamo sperimentato carrelli animatori elettrici EP forniti dalla ditta FD Carrelli. E devo dire che l'attività è cambiata notevolmente sotto il punto di vista della logistica e dell'efficienza per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e anche del carico del materiale stesso con nei nostri furgoni per approvvigionare le attività che noi seguiamo. Allora, ci siamo affidati a FD proprio per l'efficienza del carrello stesso, anche per la vicinanza dell'azienda stessa che si trova a pochi metri, anzi, dalla nostra azienda, e anche al rapporto qualità-prezzo molto efficiente dell'azienda. Ciao, sono Angelo, lavoro presso Arredotech da un anno circa e mi occupo del magazzino. Le mie mansioni sono quelle appunto dello scarico e carico merci. Utilizzo sia il carrello elevatore o il traspalle elettrico. Sono molto utili per il mio lavoro, soprattutto il carrello con l'elevatore, perché mi permette di sollevare i carichi in maniera molto veloce. E sono comunque macchine molto maneggevoli, molto semplici da usare, affidabili. L'utilizzo del traspalle elettrico avviene anche da parte dei nostri tecnici, che lo trasportano con il nostro mezzo direttamente sul cantiere, data la sua leggerezza. E viene usato per i montaggi in alto e quindi viene caricato tramite la sponda elettrica sul camion e trasportato sul cantiere. Buongiorno a tutti, sono Francesco Ciliberti, titolare della FD Carrelli Elevatori, e ho avuto il piacere da diversi anni di servire e seguire l'Arredotech sin dalla vecchia sede, dove non avevano ancora l'esperienza del carrello elevatore ma avevano solo una piccola esperienza dello stoccatore MP Mespo vecchio a piombo acido. Il nuovo step del nuovo capannone che loro hanno inaugurato circa un paio d'anni fa, appunto, vista la logistica, ho consigliato un 18 quintali al piombo acido con un triplex da 6 metri in industria 4.0. hanno avuto lo step successivo di investire su un SL 122 piombo acido e, vista anche la movimentazione che loro hanno, vorrebbero e stanno valutando l'ipotesi della sostituzione dei traspallet manuali con degli F4 o degli EPL 153. Vista anche la manovrabilità delle macchine, il loro peso complessivo e l'utilizzo anche sulle sponde idrauliche, perché loro hanno dei furgoni attrezzati per la manutenzione, l'assistenza e il montaggio presso clienti, e di conseguenza il traspallet manuale grava anche sulle loro forze fisiche. Quindi con un traspallet leggero elettrico lavorano meglio, lavorano in modo più veloce, in modo più affidabile, diciamo così.